Buongiorno a tutti. Oggi ho deciso di parlarvi del narcisismo maligno al femminile, ovvero quelle che si chiamano le manipolatrici affettive. È un narcisismo potente, dirompente e miete vittime attorno a sé tante quante quello maschile, anzi forse ancora di più perché le narcisiste maligne hanno delle armi di seduzione con cui riescono a tenere in piedi delle situazioni particolarmente inverosimili e generalmente sono molto intelligenti e molto preparate. Ho deciso di parlarvene poiché mi ero occupata in precedenza, per quanto riguarda alcune trasmissioni televisive della, coppia dell'acido, la famosa coppia dell'acido di cui faceva parte Martina Levato, che era stata condannata con questa sentenza. Adesso ve la leggo. Allora. Il malsano rapporto di soggezione che legava la Levato a Butcher non ha intaccato la capacità di intendere e di volere di Martina Levato, che ha prestato in piena adesione ai propositi aberranti del compagno, indicando i nomi dei giovani con i quali aveva avuto effusioni sentimentali, per poi partecipare alle aggressioni con la piena consapevolezza di ciò che stava facendo e con la ferma volontà di ledere l'integrità fisica delle persone aggredite. Ok. Ecco perché purtroppo la manipolatrice affettiva è di difficile identificazione rispetto a un manipolatore affettivo uomo, per le persone che vi si relazionano. Ok, potete trovare anche una mia intervista proprio sul caso Levato Butcher. Premetto che i percorsi terapeutici o di trasformazione con i narcisisti maligni sono quasi sempre fallimentari, cioè si trovano comunque un professionista serio. Per professionista serio intendo una persona che non rinforzi il loro ego e non rinforzi la loro richiesta di ricevere una giustificazione nel loro comportamento. Il narcisista maligno o la narcisista maligna cercherà sempre nel terapeuta un alleato disposto appunto a giustificare il suo comportamento e a condannare quello degli altri soprattutto. E nel momento in cui si accorgerà che un terapeuta non è disposto a fare il suo gioco, spesso si scaglierà contro, nel tentativo, in primis di umiliarlo, come succede sempre di solito in un comportamento di un manipolatore affettivo e poi di annientarlo. Spesso si arriva allo stalking, condotta già posta in essere nella loro vita sentimentale, per avere il controllo totale della vittima, così come ritroviamo una vasta letteratura sull'argomento. Purtroppo esistono diversi professionisti che, pur di tenersi un cliente ad oltranza, entrano in questo gioco perverso, di fatto rinforzando un po' il sentimento onnipotente di queste persone. Comunque, ciò detto, vorrei dare delle linee guida per chi dovesse trovarsi a che fare con una manipolatrice affettiva, come partner, come collega, come amica, come capo, perché è difficile riconoscerla in prima battuta. Spesso le persone mi dicono: ma io non l'ho riconosciuta per tanti anni. È vero, perché sono molto preparati o sono molto bravi a riconoscere soprattutto quelle che sono le vittime, ovvero persone che si trovano, magari che non sono sempre fragili, ma che si trovano in un momento di fragilità. E i manipolatori affettivi o le manipolatrici affettive fiutano queste persone. Allora, nella manipolazione affettiva, in primis notiamo una forte tossicità della relazione. La vittima non si rende affatto conto di essere manipolata e né in un legame affettivo né in un'amicizia. È una sorta di valzer che tiene conto di due parti complementari. Abbiamo una tipicamente manipolatoria del manipolatore o della manipolatrice che ha bisogno di mantenere il controllo sulla storia, sulla relazione, la percezione positiva di sé e di avere sempre ragione. Mentre l'altra, che si chiama vittima manipolata, è caratterizzata da un bisogno fortissimo di fusione e soprattutto di approvazione,
che porta a permettere l'altro o l'altra qualsiasi cosa, cioè addirittura di ridefinire la propria realtà. E a volte porta la vittima a idealizzare, cercare continuamente il consenso di questo manipolatore o di questa manipolatrice. Parlo di entrambi perché questi aspetti, queste caratteristiche valgono assolutamente per entrambi. I manipolatori affettivi e le manipolatrici affettive sono persone generalmente molto intelligenti, non tutti e non tutte, ma comunque una cosa è certa, sanno benissimo dove trovare i punti deboli delle proprie vittime. Hanno spesso, non sempre, anche qui una posizione sociale di rispetto e solitamente riescono molto bene negli studi. Diciamo che l'amica manipolatrice affettiva, la fidanzata manipolatrice affettiva o la collega manipolatrice affettiva inizia spesso a catturare la vostra attenzione adulandovi. La parte di adulazione è un qualcosa di tipico nella manipolazione affettiva. Quindi c'è inizialmente ci sono una serie di complimenti volti a captare proprio la vostra benevolenza. E se provate a, per esempio, rendere un complimento, per esempio, potete dire: ma come sei bella? La manipolatrice affettiva vi dice: no, tu di più, tu sei molto più bella. Ok? È un ottimo test da fare questo, eh? Rende questo all'inizio, all'inizio della relazione. Allora, la manipolatrice affettiva si manifesta soprattutto attraverso un linguaggio ambiguo, incoerente, passivo-aggressivo e adesso voglio farvi qualche esempio che valgono sia per le donne sia per gli uomini manipolatori affettivi. Primo punto, ti fanno sentire in colpa. Cioè, rigirano le tue parole fino a farti sentire sbagliato o sbagliata nei suoi confronti. Sono molto bravi in questo. Secondo punto, sono degli aggressori passivi, cioè non affrontano delle questioni in modo diretto, ma ci girano attorno. E soprattutto sono persone che sparlano alle spalle dei colleghi, degli amici, insomma, se li sentite sparlare, è molto probabile che quella stessa cosa faranno anche di voi e mantengono più relazioni contemporaneamente, cercando non solo delle relazioni, diciamo, affettive, sentimentali, ma è come se cercassero negli amici, nei colleghi, in un fidanzato o in più fidanzati o in più fidanzate, delle relazioni affettive che supportano il proprio agire. E quindi ovviamente mettono un po' in piedi dei castelli di bugie e se retrocedono, retrocedono solamente se il castello crolla. Se viene scoperto, per esempio. Il terzo punto è un punto molto sottile perché si tratta delle loro modalità subdole per farti capire che non accettano assolutamente ciò che fai. Ad esempio, nelle amicizie possono per esempio boicottare le tue iniziative. Tu ti hanno detto precedentemente che ti volevano sostenere e invece vanno a boicottare quello che hai deciso, per esempio, e lo fanno in un modo estremamente sottile, in modo che sembri casuale. Non verranno mai apertamente a dirvi che quella cosa non piace o non la vogliono fare, ma sembrerà assolutamente un caso fortuito. Poi un altro punto importante è il negare di avere fatto cose, di avere detto cose, in modo da mettere sempre in discussione le vostre affermazioni. Addirittura sono così bravi o così brave che ti fanno dubitare di te stesso. Magari hanno anche, se sono supportati da buona memoria, hanno la possibilità appunto di intortarvi su cercando di farvi sentire responsabile. Ecco, il senso di colpa è qualcosa che spesso si avverte nelle persone che sono proprio vittime della manipolazione affettiva.
Fingono di volerti sempre aiutare, di sostenerti, ma di fatto boicottano le tue azioni, le tue iniziative, soprattutto in maniera sottile e soprattutto in maniera, ingenua. Arrivano addirittura a farti acquistare una casa da una parte per poi trasferirsi da un'altra, arrivano a fare delle cose incredibili e, in tantissimi ambiti. E quando si ha un partner o una partner manipolatore affettivo per tantissimi anni ci si rende conto che alla fine se ne esce un pochino distrutti. Allora, in realtà, questa manipolazione nel boicottare le cose che stai facendo, che state facendo, è volta sempre al controllo di ogni cosa. Per esempio, ti fanno comprare una casa da una parte, poi si trasferiscono da un'altra, però appena sanno che magari hai una relazione, allora cercano di ritornare verso la prima casa e sono disposti a buttare a ferro e a fuoco anche tutta la loro vita, pur di restare vicino, non so, alla ex moglie, all'ex marito, per controllare sia mai che la persona, che magari l'ex partner abbia una nuova vita. Non è concesso avere una nuova vita. Accentrano molto l'attenzione sui loro problemi, sminuendo sempre quelli degli altri. Quindi state sicuro che un narcisista maligno, un manipolatore affettivo, per lui o per lei i vostri problemi saranno sempre meno importanti dei suoi. Pretendono di essere al centro di ogni cosa e se per caso fate notare a un manipolatore affettivo di essere un po' egocentrico, vi accuseranno di essere egoista. Poi c'è un altro punto che è un punto molto pesante da vivere con i manipolatori affettivi, cioè vi accuseranno sempre della responsabilità dei loro comportamenti. Il manipolatore affettivo, la manipolatrice affettiva non si assume nessuna responsabilità. Se si comportano male, la colpa è di qualcosa che hanno fatto gli altri, gli amici, i familiari, i colleghi, il partner, il terapeuta, la società. E chi si oppone a questo gioco diventa una persona da annientare, da fare sentire sbagliata, che non li ha compresi, che non li ha comprese e soprattutto la cosa che vibra in questa dinamica moltissimo è proprio che loro finiscono con il farvi sentire preoccupati e di cercare di porre addirittura rimedio per tutto quello che in realtà voi non avete fatto. E soprattutto influenzano lo stato d'animo degli altri con dei ricatti emotivi, affettivi, per cui tutti attorno a loro finiscono per preoccuparsi di fare in modo che non siano abbandonati, che non siano arrabbiati, che non siano, per l'amor di Dio, ok? Non bisogna assolutamente scomporli. Sarà colpa vostra se a loro succede qualcosa o se il loro stato d'animo si modifica. E soprattutto sono capacissimi di trovare le chiavi di seduzione giuste per ottenere quello che vogliono. Allora, molte persone non si accorgono di essere manipolate, avvertono un'ansia, avvertono una sorta di disagio crescente per rimanere con una persona che magari non è per forza un fidanzato o una fidanzata, ma può essere anche un'amica, manipolatrice affettiva. Si tende a cadere in questa spirale in un momento di fragilità. In un momento che come dicevo prima non vuol dire essere una persona fragile, ma c'è una sorta di riconoscimento tra vittima e carnefice, quindi il carnefice riesce a fiutare benissimo una persona che si trova in un momento particolare della propria vita, per cui in un altro momento non si sarebbe mai diretto o diretta verso di lui. Ecco, l'importante è non rinunciare alla propria identità, perché molto spesso per non deludere il manipolatore o la manipolatrice si finisce per vedere le cose addirittura dal suo punto di vista e a sottomettere
dare proprio il proprio senso di realtà al suo. E questo è importantissimo. Allora, siccome i manipolatori affettivi, le manipolatrici affettive utilizzano delle tecniche estremamente sottili e a volte anche inconsapevoli, perché ovviamente anche loro hanno avuto un universo di sofferenza che si è sviluppato in quella modalità. Nel momento in cui voi vi rendete conto di essere vittima di queste persone in qualsiasi ambito della vostra vita, fatevi aiutare dai professionisti perché è molto difficile uscire fuori dalla manipolazione affettiva da soli, perché è un gioco realmente perverso. Vi auguro una serata e una vita di grande serenità. Namaste, ciao a tutti.